Per il terzo anno la Fondazione Giorgio Tesi Onlus, istituita per aiutare le persone più bisognose e disagiate, ha offerto un contributo ad una realtà locale. Quest'anno una targa ed una donazione sono stati destinati a Luigi Bardelli, in qualità di presidente della Fondazione Maria Assunta del Cielo, che si occupa di disabili. La cerimonia si è svolta al termine di una messa in ricordo di Giorgio, il fratello Tullio, ed il figlio Riccardo Tesi. Questi personali non me ne interessa, però quando c'è di mezzo la Mike e la cosa, allora sì, anzi, si è vissuto sempre di provvidenza e quindi bisogna accettarlo. E questa è una bella provvidenza perché poi, come ho detto, viene da zone che amo intensamente perché è stata la vita della mia giovinezza e poi da un settore che è quello del vivaismo con la Giorgio Tesi che insomma ha scelto, ora però ho sentito che era Bezzosi l'autore di queste proposte, quindi è grandissimo perché insomma fa parte, viene dal settore che ho visto, che ho cresciuto, dove sono cresciuto, dove ho passato gli anni più belli della giovinezza. E quindi ha maggior ragione. Poi è un bel sostegno, sono 5.000 euro che vanno alla fondazione e questo è molto bello. Una scelta che ci ha fatto particolarmente piacere, il comitato di indirizzo, sono ormai anni che in questo periodo, nel periodo della messa di suffragio dello zio Giorgio, ha individuato dei personaggi che hanno dato un grande contributo alla nostra città. Quest'anno, dicevo, siamo particolarmente felici perché aver premiato con una piccola targa, un piccolo riconoscimento, un personaggio come Luigi Bardelli che ha dato tanto a tutta la città di Pistoia, per la televisione, conosciuto da tutti, entra nelle nostre famiglie da una vita, ma è soprattutto per l'opera che ha dato ai più bisognosi, che è iniziato, come raccontava prima, dal nulla e grazie alla provvidenza è diventato quello che è sotto gli occhi di tutti con la Fondazione Mike. Ecco, il contributo va alla Fondazione e a un personaggio che ha reso possibile tutto questo.